Ma il mister ci ha trasmesso, sicuramente ci fa stare più compatti, siamo più uniti, giochiamo più per il compagno e anche durante la settimana lo facciamo giorno per giorno, quindi ce lo portiamo poi in campo alla partita. Penso che stiamo raccogliendo finalmente tutto il lavoro che stiamo facendo durante la settimana e queste tre vittorie sono state molto importanti perché venivamo da un periodo molto brutto. Sicuramente. La semplicità adesso ci sta portando dei risultati, non ci stiamo inventando niente. Piano piano stiamo cercando di inserire anche ovviamente dei meccanismi a livello di gioco, però in questo momento, dopo le sconfitte, soprattutto l'ultima di Fano, che è stata una bella batosta, ci siamo detti priorità risultato, essere uniti, compatti, tosti, duri. E adesso piano piano penso che anche oggi, anche a livello tecnico, stiamo cercando di mettere i nostri attaccanti in condizione di fare qualche gol, qualche assist o qualche giocata in più, perché fanno un grosso lavoro in fase difensiva, quindi ci fa piacere anche a noi mettergli le palle giuste in condizioni per fare, tra virgolette, il loro lavoro. Sì, ho capito perfettamente. Mi chiede ben altro. Sì, non è che mi chiede ben altro, che comunque sia sono in una posizione del campo un po' più bassa, Ecco, sì, un po' più quindi bassa. magari essendo più vicino agli attaccanti posso sfruttare di più la qualità. Stando un po' dietro mister mi chiede più personalità nel far girare la squadra, cosa che sto cercando di migliorare. E quindi viene meno, però mi auguro di fare altri assist e magari Però è quello qualche che gol. fai, è quello che stai facendo anche Sì, di abbassarti. mister me lo chiede tanto, questo me lo Te lo chiede chiede quindi di tanto, abbassarti, di devo confortare. lavorarci, sto cercando di ascoltare i consigli e mettermi a disposizione per quello che mi chiede. Allora, in questo momento qui, veramente, dopo il periodo che abbiamo passato, stiamo veramente tutti pensando al Chieti, a fare bene queste ultime partite perché ce lo meritiamo tutti quanti. Poi io penso che ognuno ha le sue ambizioni personali. Io mi auguro da qui alla fine di fare il meglio per me e soprattutto per il Chieti, poi nel futuro vedremo, io comunque qui ho un altro anno di contratto, quindi si vedrà, ma adesso l'importante è fare più Finire punti. quello che adesso Esattamente, devi fare. esattamente, esattamente. Prima Noi, cosa. a me personalmente dispiace per il direttore, per la società, anche per gli stessi tifosi. Purtroppo sono cose che vanno fuori dal campo, noi dobbiamo stare compatti, uniti, spero lo facciano anche loro con noi, anche se cantano sempre, la società ci stia vicino, però dobbiamo stare tutti uniti per fare il meglio per il Chieti, per ottenere risultati, poi le cose fuori dal campo a noi non competono, noi dobbiamo pensare al campo e spero che tutti, società, noi e tifosi facciamo il meglio per il Chieti, dopo.